Raggiungere velocemente tutti i fine settimana estivi le principali mete turistiche del Cilento. L'estate è Trenitalia con il Frecciarossa. L'opportunità offerta grazie ad un accordo fra Trenitalia e la Regione Campania per promuovere i viaggi in treno verso le più ambite località di vacanza dell'area cilentana è stata presentata questa mattina nel corso di una cerimonia ufficiale alla stazione di Salerno in presenza di Giampiero Strisciuglio, direttore della divisione passeggeri Long Haul Trenitalia, Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, Tommaso Pellegrino, presidente dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Corrado Matera, assessore al turismo della Regione Campania ed Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei Deputati. Il servizio, già partito domenica scorsa, l'anno passato ha fatto registrare 15.000 prenotazioni. Questo è uno dei dati sottolineati dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Lo scorso anno abbiamo avuto 15.000 prenotazioni di biglietti. Parliamo di un servizio di alta velocità che collega Milano, le principali città del nord, con Roma, Napoli e da Napoli verso tutto il Cilento. Quest'anno il servizio viene prolungato, quindi non solo sabato domenica, ma venerdì, sabato domenica. C'è qualche iniziativa interessante anche di privati, c'è da Sapri un servizio per le Eolie direttamente con i traghetti. Dunque veramente credo che sia un sostegno importante al flusso turistico che riguarda l'area sud della Campania. A brevissimo parte anche il metro del mare e quindi avremo collegamenti da Napoli con le isole, con le costiere, con il Cilento. Credo davvero che stiamo facendo uno sforzo enorme per accompagnare questo flusso di turismo in Campania che è diventato davvero un flusso molto importante. Dobbiamo consolidarlo, dobbiamo migliorare sempre di più i servizi di trasporto, ma siamo veramente molto soddisfatti. È chiaro che c'è bisogno di fare investimenti, di creare eventi, motivi di attrazione anche in altri periodi dell'anno. Credo che lì ci siano le carte a giocare, la carta dell'ambiente, del Parco del Cilento, c'è una gastronomia eccezionale, l'area della dieta mediterranea, c'è il Cervati, il monte più alto che abbiamo in Campania, quindi si possono immaginare pacchetti turistici interessanti anche in periodo non estivo. Noi stiamo facendo di tutto per creare le infrastrutture, ovviamente. Abbiamo pubblicato un bando per interventi stradali, moltissimi comuni hanno partecipato a questi bandi, quindi finanzieremo la realizzazione di decine di strade. Va avanti il lavoro di tutela della costa cilentana con opere importanti per l'assetto idrogeologico, la bonifica ambientale è a un ottimo punto. Insomma, le precondizioni ci sono, manca ancora la banda larga che deve arrivare nell'area del Cilento e poi un'iniziativa un po' più organizzata degli operatori turistici. Continua l'impegno di Trenitalia per il Cilento, una terra importante, una destinazione turistica molto ambita, un progetto che è partito l'anno scorso e che quest'anno presenta delle novità, un progetto che potenziamo perché ci sono due treni in più, circolerà anche il venerdì, una fermata in più. E speriamo di ripetere, anzi siamo assolutamente fiduciosi di ripetere il successo dello scorso anno. In più abbiamo anche una visibilità per l'anno successivo, per il prossimo anno, quindi una pianificazione anche importante perché abbiamo fiducia e pensiamo che il servizio avrà risposte ancora migliori dello scorso anno. Il servizio Frecciarossa è un servizio che non può essere allungato con un numero eccessivo di fermate, perderebbe il suo valore. La scelta delle fermate è una scelta che Trenitalia è convinta possa rispondere alle esigenze turistiche del territorio. Guardi, io sono convinto che questa è stata una delle grandi operazioni messa in pista dalla Giunta De Luca. Frecciarossa, Vie del Mare, così una destinazione turistica di grande rilievo. Frecciarossa è un'occasione non solo per assicurare al turista una comodità, ma è anche per far conoscere questo splendido territorio che è il Cilento. Io penso che ci sono davvero le condizioni per migliorare sempre di più. I dati di Banca Italia e anche quelli diciamo che locali ci danno grande forza. Insomma, io penso che siamo davvero sulla strada giusta.